Sunset Technology. Amici di Battista 70 Phone, non solo, siamo qui alla presentazione HTC, abbiamo qui davanti l'HTC Sensation, possiamo già vedere qualche novità, facendolo girare velocemente, com'è che era, scusami? Forte, forte. Ops. No, devi far più forte. No, che non vorrei. Vai. Ok, fai tu. Ok, come potete vedere abbiamo una preview di tutte le schermate, oppure il classico pinch to zoom. Possiamo vedere, andiamo a vedere ad esempio anche il menu, abbiamo la classica nuova HTC Sense con le applicazioni preferite, quelle più frequenti, classico menu. HTC Sense 3.0 HTC Sense 3.0. Possiamo vedere anche qua sopra, abbiamo le impostazioni rapide, molto comodo, abbiamo le ultime applicazioni aperte, possiamo vedere la velocità, possiamo vedere l'effetto praticamente cubo, abbiamo la nuova applicazione Watch tramite la quale possiamo vedere le applicazioni, i film che possiamo noleggiare o acquistare, vedere le nuove uscite, vabbè in questo momento nessun video trovato. Poi abbiamo una nuova versione del meteo, vediamo come appare. Come vedete abbiamo un'animazione molto veramente notevole come animazione, vedete abbiamo le varie animazioni, proviamo a scorrere, vediamo il tempo delle altre parti del mondo, tutto uguali. No, qua possiamo vedere la pioggia, guardate, veramente stupendo. Vediamo qualche altra animazione. Tokyo, giornata abbastanza mezza nuvolosa. Londra uguale. Ok, poi una cosa che sicuramente interessa a tutti, internet. Andiamo ad aprire. Non è il codice wifi, scusa? Cioè abbiamo il wifi che ha problema, ma non i telefoni. Abbiamo la nostra connessione. Quindi non riusciamo a vedere internet, no? È proprio il nostro problema del wifi. Ah ok. Qua della location. Mi collego a lui. Allora, impostazioni, wireless reti. Il nostro Bacega ci sta dando il collegamento, hotspot wifi, e come aggiungerete wifi? Ah, nulla, scusa. Ok, vai. Aspetta, fammi tornare indietro. Menù? Ah, ostia. Allora, push. Ok, connetti. Siamo già free? Sì. Tenimento di indirizzo in corso. Connesso. Ok, perfetto. Vediamo come gira internet. Ok, facciamolo ripartire. Andiamo in un bel sito pesante. Vediamo ad esempio Sky TG24 la diretta. Cosa ho scritto? Scusate. Allora, SKI TG. Streaming. Cos'è lo streaming? È la diretta. Un attimo il tempo di aprire, siamo in wifi. Diretta Sky online. Un attimino di pazienza. Ho effettuato un restyling su una serie di applicazioni come messaggi, rubrica, calendario. Aspettiamo un attimo che lo vado ad aprire. Non ha il plugin installato? No, è quello lì. Aspetta che ci avviciniamo un attimo. Eccolo qua. Sembrerebbe decisamente fluido. Non abbiamo scatti, sembra tutto sincronizzato. Aspettiamo un attimino che ci passa la pubblicità. Thank you.
eccola qua. Volume. Aspetta, c'è un po' di casino. Abbiamo bloccato un attimo. Si è acceso il wifi? Sì, 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 ma è che scarico. Ok. Come vedete il video è completamente sincronizzato, nessun problema anche nei video streaming. Perfetto, il dual core qua si fa sentire in tutta la sua potenza. Vedete, immagini sincronizzate all'audio, perfetto. Ora proviamo magari un altro sito. Proviamo quello di classico sito di Republic e poi cercheremo di vederlo nella versione non per mobile. Stava con la Repubblica, bello. Adesso probabilmente lo aprirà in versione mobile. Poi lo... No, ce l'ha aperto in versione desktop. Un attimo che carichiamo tutti i vari contenuti. Un momento, vediamo. Scrolling assolutamente fluido. Su qualunque altro terminale che non sia un dual core abbiamo degli impuntamenti continui, non si riesce neanche a scorrere la pagina. Adattamento alla colonna perfetto, navigazione orizzontale, navigazione laterale, no, c'è da dire veramente notevole, ma la navigazione internet è perfetta, assolutamente niente da dire. Proviamo a vedere magari qualche video da YouTube. Andiamo a aprire l'applicazione YouTube. La navigazione a pagina del menu. Ricordo della navigazione a pagina del menu. Dobbiamo fare vedere quella scrolling. Poi vediamo uno. Vabbè, dai, vediamo Napoli Lazio, dai. Dimino che stiamo caricando il video. Come vedete anche i video veramente sono... Vabbè, questo non è un video in alta qualità, però possiamo vedere anche comunque la fluidità assoluta dei video. Poi ragazzi, che altro volete vedere? Ah sì, abbiamo fatto vedere prima. Sì, comunque ribadiamo, Watch, l'applicazione tramite la quale possiamo o noleggiare o comprare un film, ad esempio possiamo riprodurlo su un televisore tramite HDMI, e se lo acquistiamo possiamo condividerlo con 5 dispositivi, altrimenti c'è la possibilità di vedere una preview magari? Sì, assolutamente. Ah, ok, perfetto, vediamo un po' come si vede. Display, come è stato detto dalle grandi, in QHD, quindi risoluzione 960x540, display SLCD da 4 pollici e 3, possiamo ammirare veramente colori stupendi, fluidità spettacolare. Il prezzo ancora non si sa nulla. L'audio è Virtual Surround. Ah, Virtual Surround, e periodo di uscita neanche, giugno, luglio. Ma il display di tipo SLCD, Gorilla Glass. Quindi un Gorilla Glass, di conseguenza bello resistente. No, 960x540. C'è da dire notevole. Ma quindi l'HDMI si concretizza tramite la presa micro USB, però non abbiamo un'uscita no, HDMI. Ci sarà un accessorio, cioè un cavo che lo adatta. Lui di suo è DLNA, quindi si può collegare tranquillamente come DLNA. Inoltre riesce anche a gestire due prodotti DLNA contemporaneamente, diventa un telecomando in quel caso. Vediamo un attimo com'è, per esempio, la gestione della posta. Possiamo vedere che... Lo che siete? Andreidiani.com. Io Battista 70. Cioè, io tutti e due, sì. Io tutti e due, sì.
Io lavoro per... Grandissimo. Avete visto l'applicazione dei messaggi per la scrittura? Avete messo un viso. Messaggi? Sì, infatti, quello... Esatto. Riguardiamo. Si può scrivere con l'applicazione Google, credo. Provate a scrivere una parola senza lasciare... Ah, c'è la swipe. No, si deve attivare. Non è attivata, ecco. No, vabbè, ma... Si deve attivare. La conosciamo, sì. No, aspetta, aggiungi testo, la... qua si attiva. Impostazioni, no, è da qua, impostazioni, tipo di tastiera, abbiamo standard, telefono o compatta? È qua. Dimmi, fai tu. Non vedo di parlare. Vieni. Posso? No, non è qua. È la swipe o l'avete proprio integrata voi? Integrata. Ah, ok, quindi è semi swipe ma non è swipe. Ah, ok, perfetto, abbiamo come anche la swipe, però come la swipe non l'avete fatta voi, ok. Sì, però tanto per scrivere i messaggi secondo me la cosa migliore è sempre il T9. Sì, anche secondo me. Cioè l'X9 alla fine, tastierino... tastiera fisica. Beh, tastiera fisica ancora meglio, però vabbè dai, questa qua è bella precisa. Sensation vabbè, con... Ovviamente con tastiera supporto fisica. In landscape. Altre cose che abbiamo dimenticato di dire, vabbè, la fotocamera l'abbiamo vista nel video, è inutile che ci mettiamo qua. Ah, prova a fare la foto, che avevamo detto che la foto è immediata, no? Immediata, sì. La foto è immediata, non la fotocamera però, è dalla home. Mettete qualcosa. È dalla home, prova a fare la foto. Mettete sotto qualcosa, così c'è al volo proprio. No, ma non sai il tasto fisico fotocamera? No, è il touch. Ah, comunque okay. L'ha preso subito, cioè immediata, sì, la sì, cosa. Immediata. Vediamo un attimo come esce. È iper luminoso. Sì, beh. Che è un prototipo come fotocamera. Sì, vabbè, ma abbiamo... Cioè, poi era anche vicino il dual flash. No, vabbè, ma guarda che comunque tenendo conto che non c'è luce l'ha illuminato per... Infatti l'ha illuminato bene. Per bene decisamente. E poi vabbè, abbiamo sempre classici effetti che si possono utilizzare, girare la fotocamera. Con la Sense 3.0 sarà possibile fare le videochiamate anche classiche? Telefonicamente no. O solo con Skype? Solo con Skype, scusa, te lo sposto più bene. Sì. I video li fa 1080p. Ah, li fa video 1080. Sì, no, non si era ben capito. A 30 frame per second. No, molto bello l'animazione qua. Qua Watch, adesso vediamo che ci ha scaricato qualche film. Si giri velocemente. Guarda, vai. Ci sono, okay. Ci sono fatto un sacco di novità, per esempio. Guarda messaggi. Sì? No, aspetta. Vabbè. Ah, ok. Vedete che è proprio cambiata la... Beh, vabbè, ci fanno tutti gli affari tuoi adesso. No, vabbè, è proprio cambiata l'interfaccia dei messaggi. Sì. Ha avuto comunque del restyling anche per quanto riguarda per esempio il calendario. Cioè, viene cambiato completamente. Ah, guarda, sotto lì abbiamo tutti i vari calcolatrice. E le applicazioni ad esempio che non sono... Sta pure cambiato. Sì. Ah, abbiamo... adesso c'è anche Gmail dentro, sì, prima non c'era, sì, quindi si possono gestire più account, compreso Gmail. Sì. Poi una cosa che ti volevo chiedere, ma le applicazioni ad esempio che sono studiate in 800x480 scalano di default e si dovrebbero vedere anche meglio. No, perché non è... La sono scaricata, c'è un account del market configurato qua. Sì. Scaricando gli anni, che l'ho fatto io. Sono sicuri. Che non funziona. Che non funziona, esatto. Che cresce. Poi magari può tornare interessante. Non vedo un accidente io con l'Android Air. Tanto facciamo pubblicità anche l'applicazione di Andrea, signor Bacceca. Ok, la tua dovrebbe essere in 480. No, si è fatta 800x480. Quindi ora vediamo. Sì, abbiamo. Anche l'installazione è rapidissima. Se scorre avrà. Ok.
andiamo a vedere. Avete visto l'applicazione del blocco schermo? Sì, stai trascinando, fai partire. C'è qualcosa che non scala. Non scala? Alcune cose no, però alcune sì. Tipo questo qua dovrebbe andare fino a fine. Mm-hmm. Ah, quel pezzo però qua. Essendo un'immagine è ovvio che non scala perfettamente. No, fallo tu, tanto lo conosci meglio te. Sì, sì, è fatto come... Sì, sì. Per il resto è uguale, identica. Mm-hmm. Adesso c'è l'animazione nel movimento delle pagine. Sì, certo, aspetta che adesso lo vediamo qua perché sì, così sì, non riesco a vedere. Sì, sì, è uguale. È uguale, uguale. Mm-hmm. Quindi scala perfettamente. Scala perfettamente. Sì, mi dicevi quell'applicazione che mi stavi facendo lettore, vedere? Ah, l'applicazione con la lettore. Ha avuto un aggiornamento. Quindi non scorrono più le pagine, no, ma ti fa proprio, te le fa girare. L'animazione. Ah, ok. Una grande. Soprattutto se fai la prova, è molto fluido. Ah, sta caricando. Che figo. Che tiri anche. Sì, perché l'avevo provato sul Desire S, però era... E poi abbiamo sempre la solita sì. funzione, cioè tu sì, tieni evidenziato, ad esempio io scelgo questo, ricerca rapida, posso andare ad esempio nel dizionario. Wikipedia, traduzione, YouTube, Google. Questo è comodissimo. Addirittura ti traduce anche in tre porzioni. Perché non so se vado su Instagram. No, stiamo usando il suo ah, wifi. Okay, okay. Ah, va bene. Abbiamo messo a disposizione. Quindi ad esempio la traduzione è questa, no, da inglese a italiano. Beh, comunque per essere una versione diciamo ancora di prova funziona benissimo. Cioè non è molto lontana dalla versione definitiva, diciamo, come software. Ci sono delle cose che ancora stanno integrando. Sì. Tipo le skin nuove. Beh no, complimenti, perché già così funziona la grande. Ok. Vabbè, abbiamo già tradotto, l'ho già tradotto di su. E poi vabbè, possiamo cercare sul dizionario di Google. Possiamo cercare ad esempio la parola su YouTube. Vedere se troviamo un video. Chiaramente il prezzo non direi niente, no, giura no, ovviamente era tenendo conto che siamo ancora con una versione non definitiva, cioè c'è veramente da esserne contenti. Io direi che per il momento... Ah no, vediamo un attimo la parte hardware. Qui sotto abbiamo i quattro tasti classici. Da questo lato abbiamo il bilanciere del volume. Scusate ma non è molto luminoso. Jack da 3,5. Tasto di avvio e spegnimento standby. Da questo lato niente. Parte posteriore, grazie. Parte posteriore abbiamo fotocamera da 8 megapixel, dual LED flash, riprese in Full HD, quindi 1080p a 30 fps. Abbiamo un microfono posteriore, abbiamo qui la parte d'alluminio, qui sotto il classico meccanismo tramite il quale si smonta, si tira fuori la batteria. Quanto ha di memoria interna questo? Quanto ha? Di memoria interna? Per ora un giga. Per ora un giga? Espandibile ovviamente. Espandibile, ma verrà aumentato il... Non si sa ancora. Finire. C'è anche la fotocamera da 1.3 megapixel. Il frontale e poi vabbè, qui ovviamente sopra avremo il LED di status. E vabbè, lo speaker è frontale. Girano un attimo, mi pare che ci sia anche il... Noise reduction. Cioè, esatto. Eccolo qua, noise reduction. Vabbè, che faccio luce? No, vabbè, si vede. Vabbè ragazzi, una preview da 20 minuti non l'abbiamo mai fatta, direi che possiamo essere contenti, l'abbiamo praticamente sventrato già subito. Ringraziamento anche all'amico Andrea Baccega di Androidiani che mi ha dato una mano col collegamento wifi e con l'illuminazione stradale. Ringraziamo HTC e con questo concluso. Un saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Pro. Ciao!